vado. Via. Fuori, fuori, via. Il Don è ancora ridotto male. Perché non vai all'ospedale, a Lida Letterly, per tenere sotto controllo la situazione? Credi che ci saranno guai? La polizia sta controllando tutto l'edificio. Non sono dei nostri. Non mi fido per niente. Puoi fidarti di un cuneo, ma immischiati nei loro affari e sei un uomo morto. Ci sono 5 famiglie là fuori, ragazzo. Ognuna controlla il suo quartiere. Per primo ci sono i Tattaglia di Brooklyn. Bruno Tattaglia è il vice del Don e collabora con quel bastardo del Turco. Son Lozzo. I Tattaglia dei duri sono, ma niente di impossibile. In quanto a Brooklyn, il centro è un bellissimo posto, ma sta attento nella zona d'aborto. Se avessi un centesimo per ogni bordello e ogni attività illegale di quel posto, io sarei ricco. Fissa uno straccio negli occhi e vedrai una cosa soltanto. Guai! Spera di non incontrarne mai uno di notte nella loro roccaforte del New Jersey. Il posto sembra tranquillo. Qualche negozio e dei piccoli parchi. Ma fa attenzione! Se vuoi fare visita alle stracci, porta con te qualche uomo. Hell's Kitchen è uno dei quartieri peggiori della città ed è sotto controllo dei Cuneo. Non sono ricchi. Qualche casa da gioco, qualche bordello e un po' di armi. Hell's Kitchen è una fogna, piena di condomini in rovina e magazzini vuoti. Negli scali ferroviari di notte ci trovi solo topi di fogna e ogni genere di traffico. Midtown è il cuore di New York. È lì che si trova tutto chi giochi vide nei cartolini, i grandi hotel e gli invitanti nightclub. È il racket più redditizi dell'intera città. Midtown è sotto il controllo dei Barrese. Sono dei veri figli di Bottana. Don Emilio Barrese li guida con il pugno di ferro. E alla fine ci siamo noi, i Corleone. Little Italy una volta era nostra, ma le altre famiglie continuano a colpire le nostre attività. Avessimo a togliere di mezzo le altre famiglie, una alla volta. Quando alzi l'occhio e vedi l'insegna olio d'oliva Genco Co. in Mod Street, hai presente, allora saprai di essere arrivato a casa. Un sostenitore come te farà... Non fidarti mai di uno stracci. Quelli sono animali. Son Lozzo potrebbe attentare di nuovo alla vita del Don. Dobbiamo proteggerlo. Gli affari vanno alla grande. Lasciami stare!
E troverai qui, capo. Non lasciarti sfuggire di mano la situazione. Aiuto! Questa è la mia zona! Ehi, vattene via di qui! Ti ridurrò in poltiglia! Ah! Qui è pieno da sangue e coltelli, mi capisci? Smamma, questo me lo prendo io! Avrete il vostro denaro ogni settimana, promesso. Vado solo all'ospedale a trovare papà. No, voglio che ci sia qualcuno a proteggerlo, chiaro? No, starà a posto. Sollozzo sa che è fuori dal giro. E va bene, stai attento, ok? Certo. Manda lo stesso qualcuno con lui. Ciao. Ciao. Turno di guardia, eh? Sì, e tu? Sono qui per Marty. Ascolta, grazie. Non mi piace fare la ragazza in pericolo, ma ho apprezzato ciò che hai fatto. Ora farei meglio a entrare. Ehi! Sì? Stavo pensando, forse dovremmo, non so... No, davvero, è meglio di no. Ma lo faremo. Come ti butta, capo? Posso essere d'aiuto? Ehi, niente armi qui dentro. Dammi qua. Nessun problema. Sai dove è Monk Malone? Vuoi dire Marty Malone? Di sopra, al secondo piano. Riavrai tutto quando te ne andrai.
qualche fiore ravviverà la stanza. Parli del diavolo. Bene, bene. Ecco la mia infermiera. Ah, e così alla fine sei venuto a trovare il mio fratellino. Non potevo certo mancare. Grazie. Sta lentamente tornando quello di prima, vero? Cos'è stato? Scopri che cos'era. È ora di morire, Don Corleone. Don Corleone, vieni fuori. Non puoi nasconderti per sempre. Ma che cazzo? La pagherai per questo. Porta Frankie via di qui. Scusa, mi spiace. Tu chi sei? Chi sei tu? Sono Michael Corleone. Alcuni uomini stanno venendo qui per uccidere mio padre. Sono qui per aiutare. Mi manda Clemenza. Dov'è finita la polizia? Gli agenti? Non lo so, ma ho un sospetto. Dirò all'infermiera di spostare mio padre in un'altra stanza. Tu porta via la ragazza, c'è un'uscita che passa dal seminterrato. Va a cercare Tom Hagen e digli quello che succede. Non passare dalla porta principale, potrebbero essere già là fuori. Resta qui, papà. E prenderò cura io di te. Sono qui con te. Sono qui. Non mi piace, troppa calma. Un sacco di stronzate. Nel seminterrato. Avanti, andiamo. Ti seguirò. Ce ne sono ancora! Va avanti, prometto che... Io andrò da Tom. Tu vedi se puoi aiutare Michael. Frankie, va tutto bene? Riesci a tornare a casa da sola? Sì, senza problemi. Vai, il Don ha bisogno di te. Grazie di avermi salvato. Andrò a prendere Tom. Seguimi. Dobbiamo coprire l'ingresso principale. Fermo! Non provare a muovere un muscolo.
Credevo di avervi tolti tutti di mezzo, voi teppisti. Che ci fai qui? Insomma, vi passa il turco per avere in mano mio padre, capitano. Tenetelo fermo. Tienilo forte. Così, di fronte a me. Oh! Ti avevo detto di starne fuori, o no? Sono l'avvocato della famiglia Corleone. Questi uomini sono detective privati assunti per proteggere Vito Corleone. Se lei interferisce, dovrà presentarsi davanti al giudice e rispondere di questa accusa. Quel fottuto di un turco. Credi a quello che si dice di lui? Sì, due attentati alla vita di Don Corleone. Grazie al cielo, alcuni dei nostri erano qui a dare una mano. Chissà cosa sarebbe successo se fosse stato solo. Con Manca ancora al tappeto e Poli sempre in giro, il padrino avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile. Credi che i Tattaglia lasceranno perdere l'affare Salerno? Clemenza ti sta cercando. È in quel negozio sulla Mulberry. Mi serve la tua macchina. Io resto qui, capo. Terrò sotto controllo la situazione.